Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo in musica con l'artista umbro Vittorio Vetturani che ha lanciato il singolo Nessuno può spegnere il cielo. Già ben posizionato nella classifica delle canzoni nazionali indipendenti, il brano, scritto a quattro mani da Vetturani e Pier Francesco Esposito, tratta di bullismo e non solo. Di più con Rossana Furfaro. Nessuno spegnerà il cielo è il titolo del brano cantato da Vittorio Vetturani, scritto a quattro mani insieme all'autore Pier Francesco Esposito, con l'arrangiamento di Marco Cocchieri, e inserito nel progetto che l'artista di Valtopina ha presentato a Perugia. Rimasto nel cassetto per più di un anno, il brano è uscito il 28 maggio e ha presto scalato la classifica delle canzoni nazionali indipendenti, dove attualmente occupa il 37° posto su 250 singoli presenti. Nessuno spegnerà il cielo, accende i riflettori sul tema del bullismo, ma non solo. Il messaggio è anche un po' più ampio, perché pensiamo appunto che i ragazzi, le persone debbano in qualche modo inseguire i loro sogni e nessuno può ostacolare appunto il raggiungimento degli obiettivi, dei sogni delle persone. Sicuramente è un brano universale perché poi atti di bullismo li subiamo a tutte le età, no? In tutti gli ambiti, quindi è sicuramente universale. E quindi spero davvero che questo progetto piaccia e che arrivi il messaggio veramente in maniera corretta. Dopo questo singolo ci saranno altre sorprese e sicuramente sto lavorando ad un EP con almeno 7 brani. E spero veramente di poterlo pubblicare entro fine anno o comunque inizio del nuovo anno. E è un po' un racconto di me che ci tenevo appunto a pubblicare, a far conoscere dopo un lungo periodo di studio e di tanti concorsi, insomma. Col cuore nascosto. Un brano ballad pop che, come racconta Vetturani, classe 1992, vuole spronare a cercare la nostra estate personale negli occhi dei nostri cari, nei nostri, nei piccoli gesti e in ogni cosa che ci fa stare bene. Sullo sfondo del mare di Piombino e di un teatro, Vetturani si lascia andare in questo pezzo autobiografico dove pesa e si impone la tematica del bullismo e tutto ciò che questo si porta appresso, compresa la solitudine. Nel videoclip la figura della madre arriva prepotentemente davanti agli occhi, come un appoggio reale e sincero, un porto sicuro in cui ognuno può sempre rifugiarsi, ed è proprio a lei, al padre, che Vittorio Vetturani ha dedicato il suo progetto. A dispetto dei bulli e di ogni difficoltà, nessuno spegnerà il cielo e così ci sono il pianoforte e gli archi a guidare l'ascoltatore attraverso un percorso di realizzazione del proprio destino, di voglia di cominciare qualcosa di nuovo o ricominciare ciò che si era interrotto. È un orgoglio per la nostra piccola comunità avere un cittadino che si sta facendo onore. Ovviamente auguriamo a lui di poter continuare su questa strada e di poter raggiungere ulteriori obiettivi, credo che ne abbia le capacità e sono convinto, insomma, che potrà avere molte soddisfazioni. Toccarli. Adesso scopriamo il progetto Futuro nel Verde e in particolare il lavoro sviluppato nell'orto botanico del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia, che ha reso più accessibile questo pezzo di verde della città. L'accessibilità, nel senso più ampio del termine, ha guidato il lavoro sviluppato nell'orto botanico del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia attraverso il primo e il settimo corso del progetto Futuro nel Verde, coordinato e progettato dalle agronome Beatrice Marucci e Carla Schiaffelli. Un'esperienza di progettazione verde per cui sono stati realizzati una piramide sensoriale e un camminamento. Il nostro obiettivo, al di fuori della piramide dei profumi e di tutta la parte ludico-didattica legata al verde, era rendere accessibile uno spazio verde della città che purtroppo viene purtroppo poco conosciuto, più che poco frequentato, renderlo più accessibile. Quindi questo porterà la possibilità di portare più persone. Il camminamento, con pavimentazione corrimano, è stato pensato proprio in ottica della maggiore accessibilità possibile. Le regole, diciamo, dell'accessibilità
sono state eseguite tutte, quindi il rispetto delle ampiezze del camminamento, il passamano, ma anche una comunicazione rivolta anche agli ipovedenti e una comunicazione anche molto didattica. Perché qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo è anche quello, appunto, di portare più persone, quindi tutte le scuole che sono, questa è una zona di scuole, dalla scuola materna alle medie, e quindi potranno usufruire di questo spazio verde. Sono circa 300 metri di pavimentazione che attraversa l'orto botanico, passando per l'oliveto plurisecolare che fa parte del patrimonio del luogo, dal giardino sensoriale con le sue tre aiuole divise in base alle note olfattive di cuore, testa e fondo, secondo cui sono classificati i profumi, e finisce all'inizio del roseto. Un luogo dove venire a fare una passeggiata in autunno, in primavera. Quindi io spero che la conclusione di questo progetto, che io devo dire a me ha dato tante soddisfazioni, perché è proprio cresciuto al di fuori di quelli che erano gli obiettivi iniziali, è proprio cresciuto, anche perché è stato progettato in maniera da essere sostenibile e di facile manutenzione. Quindi io credo che possiamo lasciare un, spero non si offenda nessuno, però un valore aggiunto per poter permettere a tanti altri di venire a conoscere questo bellissimo posto. Futuro nel Verde è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e creato in sinergia da un partenariato di cui fanno parte la cooperativa Perustia Onlus come capofila, il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, la Fondazione per l'Istruzione Agraria e la Federazione Italiana Produttori Piante Officinali. Città della Domenica rinasce. Il parco perugino situato sul Monte Pulito è pronto a una nuova stagione dopo il difficile periodo che ha limitato fortemente le attività e rinnova l'offerta, per cui pagando il primo biglietto si entra gratis fino a novembre. Per noi Rossana Furfaro. Così come nel lontano 1963, quando è stato inaugurato dall'ideatore Mario Spagnoli, anche oggi il parco divertimenti e naturalistico-faunistico di Città della Domenica diventa il simbolo di una nuova stagione, quella della rinascita di Perugia che, come tante altre città, ha voglia di ripartire dopo lunghi mesi di stop a causa della pandemia e si rivolge alle famiglie che vogliono trascorrere momenti spensierati. Ripartono le attività e gli spettacoli dunque, come annunciato in conferenza stampa dal direttore del parco Alessandro Guidi. In questo momento è molto importante per le famiglie trovare un posto all'aria aperta dove possono giocare e stare insieme. Città della Domenica, con i suoi 40 ettari di parco immerso nel verde, sicuramente è una risposta che la gente cerca e ha cercato molto. Ci sono tantissimi nuovi nati, abbiamo sia animali liberi come daini e mufloni che si sono riprodotti in grande quantità e tutti gli altri animali del parco che sono in circa 300, e vi invitiamo a vedere i loro cuccioli. L'offerta è davvero ricca, tra attrazioni fiabesche, spettacoli di falconeria a cura di Experience Umbria e caccia al tesoro interattiva con giochi di ruolo per tutta la famiglia, tanto che non basta una sola giornata per vivere fino in fondo queste esperienze, ed è per questo che la proprietà ha deciso di rinnovare l'offerta, per cui pagando il primo biglietto d'ingresso si potrà entrare gratis per tutta la stagione, quindi fino a novembre tutti i giorni. Si rafforza poi l'intesa con il Comune di Perugia. I due soggetti si impegnano attraverso la sottoscrizione di un protocollo alla promozione turistica reciproca e alla collaborazione per iniziative ed eventi che verranno di volta in volta concordati, anche con l'obiettivo di favorire la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine. Quell'imprenditore che ideò la Città della Domenica era un imprenditore sicuramente lungimirante, ma un imprenditore anche etico, perché pensava a quello che doveva essere il futuro delle generazioni, ovvero cercare di trovare del tempo da trascorrere insieme alla propria famiglia. Perché la scienza ce l'ha dimostrato che se giochi da bambino, se il bambino gioca con i propri genitori e se gioca all'aperto, ecco la Città della Domenica, con i propri genitori, sviluppa, e la scienza ce l'ha, ripeto, dimostrato,
competenze che servono poi in futuro per la socialità, per la diplomazia, per il capire dove devo arrivare e dove non devo andare. Ecco, ecco perché la città della domenica sta nel cuore dei nostri cittadini, ma sta anche nella mente della nostra istituzione. Quindi saremo sempre vicini a questo, a questi imprenditori. E adesso login, corso organizzato dal CESAR con il quale si intendono formare figure specializzate nel settore della logistica e gestione dei prodotti in campo agroalimentare. Tempo per candidarsi fino al 30 giugno. Mettere a disposizione delle aziende figure adeguatamente formate e competenti nel settore della logistica e della gestione dei prodotti in campo agroalimentare. Questo l'obiettivo del progetto Login, corso di formazione per tecnico della logistica integrata per il settore agroalimentare, finalizzato a formare 10 tecnici qualificati e finanziato da ARPAL Umbria, Fondo Sociale Europeo, Regione Umbria 2014-2020. Abbiamo pensato questo progetto proprio calato sul settore che poi è un, tra virgolette, il core business del CESAR, perché si occupa di agricoltura ed agroalimentare, e nel frattempo anche il tema della logistica in generale, ma anche della logistica in agroalimentare, è entrato tra le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con importanti risorse destinate a questo ambito, con un focus proprio sull'agroalimentare. Significa che in fase di progettazione avevamo visto giusto rispetto al fatto di colmare delle, diciamo, delle mancanze di competenze in questo ambito. Il corso del CESAR per disoccupati e inoccupati iscritti ai centri per l'impiego dell'Umbria, a cui ci si può candidare fino al 30 giugno, prevede una formazione teorico-pratica con 330 ore d'aula e 4 mesi di stage, con un rimborso di circa 600 euro mensili in una delle 12 aziende partner che hanno aderito al progetto. L'economia va verso una maggiore sostenibilità e la logistica è causa a volte di emissioni di molto spesso in maniera importante di emissioni di gas serra, e quindi va razionalizzata dal punto di vista della sostenibilità. E come lo facciamo? Con una transizione digitale, cioè il digitale ci aiuterà ad essere più efficienti. Ecco quindi che questo corso del CESAR servirà proprio a introdurre nel mondo della logistica questi nuovi principi, queste nuove professionalità che vanno nella direzione di quello che vuole l'economia, sostenibilità e digitale, ma anche quello che vuole la politica, che infatti col PNRR, con il PSR, va proprio nella direzione della transizione ecologica e digitale. Tra le aziende partner anche il gruppo Grifo Agroalimentare, per cui è intervenuto all'incontro Dante Burzigotti, presidente del gruppo operativo Rete Filo. Stiamo concludendo un progetto importante finanziato dalla Regione nell'ambito del PSR che si chiama Progetto Filo, in cui fra le altre cose proponiamo alle aziende partner, Grifo è una delle aziende più importanti all'interno della rete, proponiamo innovazioni di carattere logistico ed organizzativo sia dal punto di vista della logistica interna che dal punto di vista della logistica dei trasporti. Si chiama Voce del Verbo Equimparare, il progetto pilota promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri, rivolto a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Umbria, Marche, Lazio e Lombardia. I dettagli con Nicola Torrini. Sono stati oltre 900 gli studenti umbri coinvolti nel progetto pilota Voce del Verbo Equimparare, promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri e rivolto appunto ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Umbria, Marche, Lazio e Lombardia. Un numero questo, dei 900 alunni dell'Umbria, di gran lunga superiore a quello registrato dalle altre regioni che vi hanno preso parte. È stata una soddisfazione enorme per noi, ma anche evidentemente gli insegnanti e i dirigenti, consapevoli dell'enorme valenza educativa che poteva avere questo progetto. L'obiettivo principale era di avvicinare i bambini, i ragazzi al cavallo e al suo mondo in un modo estremamente innovativo, nel senso che abbiamo portato il pony o il cavallo a scuola in una zona, in un'area circostante di verde, un'aiola, un giardino,
un piazzale e i ragazzi hanno potuto lavorare in sicurezza, una classe alla volta. Complessivamente interessate al progetto sono state 47 classi di 6 istituti scolastici, il Bonfigli di Corciano con le sedi di Mantignano e San Mariano, il della Genga Alighieri di Spoleto, l'istituto comprensivo di Attigliano Guardea con la sede di Lugnano in Teverina, il Bufalini di San Giustino con le sedi di Selci, Lame e Cospaia, il Marconi di Terni e la scuola secondaria di primo grado Da Vinci in Upula di Terni. 7 invece i centri ippici che hanno collaborato: San Biagio Le Masse, Scuderia Valmarino, Spoleto Country Club, Igor Juice, Tiber Equestrian Club, Un Cavallo per Amico e Club Ippico Floretta. I ragazzi hanno fatto una cosa innovativa importantissima, cioè il percorso sensoriale. Hanno lavorato bendati e quindi hanno messo in funzione tutti gli altri organi di senso. E normalmente questi ragazzi non sono abituati a questo genere di attività, per cui sicuramente il percorso sensoriale è stato estremamente educativo e poi questa attività è stata molto apprezzata appunto sia dagli insegnanti, oltre che dai ragazzi, che dai dirigenti. Quindi auspichiamo che un altro anno possa essere riproposto un progetto di questo tipo. Adesso andiamo a Norcia, dove si sono riuniti numerosi ciclisti rispondendo alla chiamata dell'associazione Francesco Nei Sentieri, che ha voluto portare un abbraccio ai sibillini per il 5° anno. Sentiamo Rossana Furfaro. km di pedalata tra Norcia e Castelluccio per portare un abbraccio ai sibillini. Sono stati una 60 i ciclisti umbri, toscani, laziali e veneti che hanno partecipato alla 5ª edizione della ciclostorica altamente selettiva, che ha come obiettivo quello di manifestare vicinanza da un lato e tenere alta l'attenzione dall'altro su un territorio che porta ancora le ferite del terremoto del 2016. Organizzata dall'Associazione Francesco Nei Sentieri, la manifestazione Un abbraccio ai sibillini si è articolata in 2 giornate, con la prima che ha visto l'arrivo della carovana a Norcia, il giro per le vie del paese e il pernottamento, per poi registrare l'indomani la partenza di buon mattino con destinazione Castelluccio di Norcia. Veniamo da un brutto periodo, ma stiamo ripartendo e la ripartenza si vede proprio anche da queste manifestazioni, dalla gente che ci viene a trovare e che quindi ci dà un forte impulso per andare avanti. Quindi grazie a tutti e grazie soprattutto agli organizzatori. La nostra finalità è proprio quella di portare persone da diverse regioni, anche da, diciamo, paesi e città vicine, proprio per dare un aiuto ai commercianti, far vedere che comunque Norcia, come Castelluccio, ha iniziato la ricostruzione. Ho notato con piacere che ci sono cantieri aperti e quindi significa che qualcosa di buono sta accadendo. A prendere parte all'iniziativa, tra gli altri, anche Alessio Stefano Berti, giornalista veneto, e Giancarlo Brocci, ideatore della cicloturistica eroica Gaiole in Chianti. Noi siamo qui per pedalare insieme e sostenere questo popolo con ancora tante cicatrici. Il nostro è un abbraccio a questa gente, che è la nostra gente, ci chiamiamo eroica, qui c'è bisogno di ripartire. Tra l'altro l'eroica è l'ultima manifestazione cicloturistica che abbiamo fatto nel 2020 e la prima che abbiamo rifatto il 30 maggio a Montalcino, da cui siamo ripartiti. Quindi un segnale forte anche di ripartenza e un abbraccio a queste zone meravigliose, a questa piazza, a Norcia e ai sibillini. Zone bellissime, zone eroiche. Le attività dell'Associazione Francesco Nei Sentieri proseguono durante tutto l'anno e per chi volesse parteciparvi può trovare tutte le informazioni e i contatti sul sito www.francesconeisentieri.eu. Tra le più importanti c'è l'omonima ciclostorica, quest'anno in programma il 25 e 26 settembre e di cui sono già in corso i preparativi. Per la rubrica Focus Aziende scopriamo le vetture del marchio Enghe nell'Enghe Performance Center Rossi Mercedes-Benz di Perugia, uno dei 12 in tutta Italia.
Tecnologia, innovazione, sportività, ma soprattutto massime performance automobilistiche per il circuito e per la strada. Parliamo delle vetture a marchio AMG, che identifica tutte le auto Mercedes con elevate prestazioni di guida e di motore, che è possibile apprezzare nella AMG Performance Center Rossi Mercedes-Benz di Perugia. Le vetture AMG vengono commercializzate soltanto o comunque in maniera esclusiva dai Performance Center. In Italia siamo 12, noi facciamo parte di questo gruppo. AMG riporta la tecnologia della Formula 1 all'interno delle Mercedes AMG da strada. I motori AMG sono cosiddetti One Man One Engine, poiché dal primo pezzo fino all'ultimo vengono tutti assemblati dalla stessa persona che appone la firma sul cofano motore. Sono delle vetture ad altissime prestazioni e che interessano quasi tutta la gamma Mercedes, cioè la nostra classe A ha una versione AMG, la classe C ha una versione AMG e così via, diciamo, fino ad arrivare all'alto di gamma, dove abbiamo la SMG e poi da qualche anno abbiamo dei veri e propri modelli solo AMG. I motori si caratterizzano per 4, 6 e 8 cilindri. I motori 2000, 4 cilindri, rappresentano l'ingresso al mondo AMG. In questa categoria troviamo la serie 35 e 45S e vengono costruiti sia per le vetture classi A, CLA e GLA. Poi ci sono i motori da 6 cilindri, tra cui troviamo anche le varianti ibride, in particolare la serie 53 AMG, che unisce al motore termico benzina anche un motore elettrico che fa d'aiuto nelle accelerazioni, fino ai motori 4000 V8 biturbo. Motori affascinanti con cavalli che partono dai 476 fino ai 639 della AMG GT per dare le massime prestazioni sia in termini di dinamica sia in termini di trazione. Le caratteristiche delle auto AMG si ritrovano anche nel design aggressivo ed estremo per un'esperienza di guida dalle sensazioni uniche e irripetibili. Tutto quello che viene messo in campo da AMG viene un po' rapito dal mondo delle corse, quindi sia dal sound che le macchine riescono ad avere, alla sensazione che ci trasmettono guidandole. L'handling assolutamente ci dà una sensazione proprio di avere il massimo controllo della vettura e avere le sensazioni dell'asfalto, quindi si vive veramente una guida molto molto emozionale. Si rafforza la collaborazione tra il Comune di Todi e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Sentiamo i dettagli con Rossana Furfaro. Consolidare la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Todi e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Perugia, in sinergia con l'Associazione Geometri e Geometri Laureati Mediavalle del Tevere, al fine di agevolare i cittadini nel rapporto con la burocrazia e giungere così a una più corretta, veloce e condivisa azione amministrativa per il buon funzionamento dei servizi al cittadino. Questo in sintesi lo scopo del protocollo d'intesa siglato a Todi fra i tre soggetti. L'iniziativa di oggi è proprio in questa direzione, cercare di portare avanti insieme a loro un lavoro di collaborazione per quanto riguarda l'organizzazione, senza alcuna pretesa, perché poi sono loro quelli che decidono, ma di agire insieme sull'organizzazione degli uffici pubblici che si occupano di questioni tecniche per poter favorire il loro lavoro e il lavoro dei professionisti. Abbiamo un gran bisogno di professionisti come quelli che abbiamo avuto di fronte in questi anni, perché hanno capito perfettamente qual è il ruolo propositivo e non soltanto ricettivo di un nuovo modo di affrontare la professione. Quindi significa essere preparati, significa conoscere le norme, conoscere le leggi e cercare di organizzare la nostra splendida realtà geografica, amministrativa e sociale, il nostro territorio insieme.
Nel protocollo si stabilisce per esempio che la preistruttoria, qualora se ne faccia richiesta per le pratiche edilizie di SUAPE, sarà eseguita dai tecnici comunali preposti. Previo appuntamento telefonico, verbale o scritto, la guidata dovrà essere fissata per i 15 giorni successivi e dovrà avere una durata stimata massima di un'ora circa per ciascuna pratica. Il Comune di Todi si impegna a garantire che le pratiche edilizie vengano valutate entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in riferimento alle diverse pratiche di GILA, SCIA, permessi a costruire, agibilità e accesso agli atti, ed entro il 20 gennaio di ogni anno dovranno essere calendarizzate le commissioni edilizie dell'intero anno, prevedendo almeno una commissione in un mese. Questo non serve solo a noi geometri liberi professionisti, ma serve a tutte anche le altre categorie professionali per snellire le procedure e soprattutto per creare anche un bel rapporto in modo particolare con l'ufficio urbanistico. Ora ci attendono anche sfide importanti con il super bonus e quindi tutta la legislazione speciale che speriamo possa ridare fiato all'edilizia, un settore importante che è un volano fondamentale per la nostra economia, e quindi noi siamo convinti che questo dialogo che c'è stato in questi anni anche nel futuro sarà importante per affrontare queste sfide. Il Training Center Air Beauty Diffusion di Perugia riparte con nuovi corsi di formazione per parrucchieri, e quest'anno, accanto a quelli che riguardano l'air beauty e il management del salone, vi sono quelli dedicati alla cura delle mani, in particolare delle unghie. Ripartono i percorsi di formazione professionale al Training Center Air Beauty Diffusion HBD di Perugia, per i parrucchieri che vogliono eccellere o anche per chi ha le prime esperienze con un salone e ha bisogno di crescere con il supporto di un gruppo solido internazionale come Vella Company. Si va da corsi che riguardano l'area tecnica e stilistica, quindi taglio, acconciatura, pieghe e colorazione, ai corsi sul management, quindi sviluppo del brand image e gestione dei social network, per imporsi efficacemente nel mercato dell'air beauty e della bellezza in generale. Una novità sotto tutti i punti di vista riguarda una collaborazione con un'agenzia esterna che, diciamo, ci aiuta a fare una polaroid del salone in maniera tale da poter avere una serie di elementi su quelli che sono i bisogni più importanti per poi costruire, diciamo così, il proprio investimento formativo per la propria azienda. Un altro settore complementare al servizio, diciamo, parrucchieri è il servizio Niles, un'azienda con cui abbiamo iniziato un percorso che ci permetterà di sviluppare, diciamo, questi servizi all'interno del salone. Il salone dei parrucchieri sta cambiando volto e offre sempre più servizi alle clienti che hanno a cuore la propria bellezza, andando oltre quella che riguarda i capelli. Una chioma curata è sicuramente un bel biglietto da visita, ma lo sono anche le mani, e per questo vanno trattate adeguatamente. Una manica sicuramente molto più attuale e funzionale, con, diciamo, metodologie anche green, quindi di origine e di estrazione completamente biologica, e permettono di avere poi di indossare un colore che ovviamente può arricchire, imbellire le mani, ma al tempo stesso curarne proprio la forma e la struttura. Con l'HBD abbiamo deciso di formare dei professionisti attraverso un percorso formativo ben strutturato che possa ovviamente creare, prima cosa, figure di riferimento nuove da poter inserire, ma figure che abbiano ovviamente una qualifica e una professionalità altamente elevata e quindi che possano servire e offrire alle clienti un servizio impeccabile. I protocolli di applicazione e, diciamo, anche i servizi più richiesti, abbinati però anche a qualcosa di nuovo, a qualcosa di innovativo, a un prodotto che, come ho detto prima, può essere non soltanto bello, ma anche un eye lifting per le unghie. Dunque, HBD introduce tra i suoi percorsi formativi questo nuovo corso che punta a formare una figura onicotecnica fortemente specializzata e pronta a soddisfare i clienti dall'anima più green, in quanto utilizza prodotti composti da ingredienti naturali e privi di sostanze chimiche aggressive. Good at what I do. I'm OMW.
Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Da Carla Adamo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.